Una nuova normalità del lavoro nel post-pandemia, integrando smart working e presenza in ufficio, è quella che ha lanciato dal mese di aprile GSK Italia, che ha nel nostro paese 5 sedi. Nel 2017 abbiamo inserito in azienda come modalità di lavoro lo smart working. Questo ci ha permesso di affrontare la fase di pandemia in forma più veloce e agile. Credevamo di sapere tutto, abbiamo imparato molto invece anche durante la fase di pandemia, nonostante ci fossimo già preparati per tempo. Abbiamo imparato che alcune attività che pensavamo che non si potessero fare da remoto, si possono invece fare da remoto. Abbiamo imparato che alcune cose fatte in presenza vengono molto meglio. E sono 5 i cardini del nuovo corso di GSK Italia. Metà giorni al mese di smart working, dotazioni informatiche e soluzioni ergonomiche aggiuntive per i dipendenti con particolari bisogni, straordinari anche se si lavora da casa, diritto alla disconnessione e attenzione alla formazione. Fino al 50% del tempo ciascun collaboratore può lavorare da casa, con un semplice accordo capo collaboratore, quindi senza nessuna sovrastruttura organizzativo aziendale, e lasceremo quindi al dialogo tra capo e collaboratore la responsabilità di identificare i modi più giusti, più semplici, più adeguati a quelli che sono i nostri bisogni organizzativi. Quindi si tratta di un cambiamento veramente rilevante. E in GSK Italia non manca l'attenzione al welfare. Abbiamo un ventaglio di offerte per i nostri dipendenti in termini di welfare molto vario e articolato. Essendo noi un'azienda che si occupa di prevenzione e di cura, abbiamo una serie di servizi, tra i quali 17 vaccinazioni e alcuni screening offerti a tutti i dipendenti e ai propri familiari, ma tra le aree del welfare, una sulla quale tengo a porre l'accento è il supporto alla genitorialità. Supporto alla genitorialità a 360 gradi, il sostegno alla genitorialità anche per quella che è la figura paterna, e questo rientra in un percorso di supporto alla leadership al femminile che stiamo facendo in azienda. Abbiamo sottoscritto un manifesto con un'associazione esterna che si chiama Valore D. Uno dei punti chiave è proprio il supporto alla paternità come elemento chiave per facilitare la leadership al femminile.